Ehi, hey, sono Flavio, il Meepol con la camicia e benvenuto a questa nuova puntata in cui ci vediamo il gameplay dei palazzi di Carrara. Questo è un gioco della Game Brewer, localizzato in italiano dalla Jokix, che ringrazio per avermi mandato questa copia. È un gioco di qualche annetto fa, eh. eh le meccaniche che vedrai te lo faranno intuire. Hanno aggiunto qualche nuova cosina che vedrai in questo gameplay. Ma se vuoi sapere poi cosa ne penso, puoi cliccare in alto in descrizione per andare a vedere il video del mio parere dove faccio anche un po' un confronto con la vecchia edizione. Ok? Prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale, cliccare sulla campanellina, lasciare un bel commento e un like così aiuti il canale a crescere. E adesso... Andiamoci a vedere qualche turno. Eccoci qui pronti a vedere qualche turno a I Palazzi di Carrara nella sua seconda edizione. Stiamo facendo una partita avanzata, quindi c'è questo lato della plancia che è praticamente dall'altra parte e funziona leggermente in maniera diversa. Anche le plance dei giocatori sono dall'altro lato e come puoi vedere cambia questa parte qui sotto per quanto riguarda i punteggi. E fanno parte del gioco anche le varie decorazioni, che sono queste qui, ce ne sono praticamente sei in uh, tutta la partita diverse, e le statue, ok? Le statue sono anche queste di sei colori diversi, praticamente uno per risorsa. Sulla ruota viene aggiunta quest'altra ruota che serve proprio per le statue. Ma come funziona questo gioco? I giocatori nel proprio turno hanno quattro scelte: comprare blocchi oppure costruire gli edifici. Oppure riscuotere per ottenere punti vittoria e o monete, oppure passare e prendere semplicemente due monetine. Questa è, diciamo, l'azione quella di recupero se sei proprio in maretta. Ora, quando vuoi comprare dei blocchi, puoi decidere se girare questa ruota di uno scatto. Ok? Nella versione avanzata, devi necessariamente girarla. Oppure puoi decidere di girare solo quella all'interno. Quando giri la ruota, quella grande. Dovrai aggiungere dei blocchi in questa sezione che è quella iniziale se non ce ne sono già 11. Se giri solo quella interna invece non aggiungerai nuovi blocchi. Fatto questo puoi acquistarli guardando i costi che ci sono qui attorno. Quindi più la ruota gira e più i costi diminuiscono, tant'è che alcuni di questi blocchi come vedi non sono mostrati perché sono gratis e io per facilità lo indico mettendoli in piedi. Quindi decidi. Quali blocchi comprare da quale sezione li paghi e li metti nella tua riserva. Ora, se comprando dei blocchi svuoti completamente quella sezione di tutti i blocchi, puoi decidere di ottenere o la decorazione oppure la statua. I blocchi che acquisti vengono messi dietro il tuo schermo, dove vengono tenute anche le monete. Le decorazioni e le statue devono essere messi sui vari edifici, se ovviamente sono costruiti, oppure puoi tenerli in magazzino. E metterli dopo sugli edifici quando vuoi. Le decorazioni vanno messe dove indicato, quindi le porte andranno sulle porte. Le statue invece devono essere messe sugli edifici in base al loro colore. Quindi, se io avessi una statua rossa, posso metterla solo su edifici di colore rosso, in questo caso non li ho, quindi la devo tenere in magazzino. Se non voglio ottenere dei blocchi, posso spendere i blocchi per costruire gli edifici che sono mostrati qui, oppure questi edifici speciali che vedi di qua che costano tutti quanti 8, ma ti danno anche la possibilità di ottenere queste tessere che servono a migliorare gli spazi sulla tua plancia. Il costo di queste tessere è indicato sulla tessera stessa, il tipo, il colore più che altro, di mattoncini, di cubetti, di affari, di parallelepipedi da pagare è indicato sotto la città dove tu vuoi costruire. Se vuoi costruire a Lucca potrai utilizzare solo questi mattoncini, dove a invece puoi utilizzare qualsiasi tipo di mattoncino. Ovviamente utilizzare dei mattoncini bianchi che servono no, per la città di Livorno, che è l'unica che prende mattoncini solo bianchi, è un po' overkill, è un po' esagerato farlo. Puoi sempre spendere due mattoncini di un colore di una città precedente per ottenere un mattoncino del colore della città successiva. In che senso? Posso spendere due mattoncini viola per ottenere un mattoncino blu, due blu per un verde, due verdi per un rosso e così via. Ma non posso fare una catena di cambiamenti, che sembra un, una cosa un po' filosofica da dire. Nel senso non posso dare due viola per ottenere un blu e poi utilizzare quel blu con un altro blu per ottenere un verde. Non posso farlo. Devo avere fisicamente i mattoncini da scambiare. Quindi una volta deciso dove costruire, pago il costo e metto la mia tesserina. Quando invece decido di riscuotere, posso farlo per diverse cose. Innanzitutto i giocatori hanno un numero determinato di questi segnalini, di queste colonnine. Nella partita standard sono 6, nella partita avanzata sono 8. E quindi ti danno un numero prestabilito di fasi di punteggio che possono farti ottenere monete oppure punti vittoria. Innanzitutto scegli una delle colonnine da dove vuoi, da questa parte, da questa plancia. Ottieni il bonus, che possono essere delle decorazioni, la statua quella oro, che essenzialmente è una statua di un qualsiasi colore, monete, punti vittoria. Prendi e decidi dove posizionarla. Innanzitutto puoi posizionarla qui o qui, dimostrando di avere questo importo di monete, quindi devi rivelare le tue monete, e essenzialmente migliori il tuo scambio tra monete e punti vittoria a fine partita. Oppure puoi metterla in uno di questi spazi. Ovviamente una volta che hai occupato uno di questi spazi non puoi occuparlo di nuovo. E questi ti fanno ottenere punti per determinati edifici e non solo. Ad esempio se ti metti qui prendi punti vittoria oppure monete per tutti i tuoi palazzi. Ma guardando questa plancia che ci sono solo porte, diciamo che il giocatore vuole metterlo qui sulle porte e quindi attiva tutte le porte che ci sono sulla sua plancia. Come funziona? Ogni città, come puoi vedere, ti dà o punti vittoria o monete. In questo caso, Viareggio da monete. Due monete per valore dell'edificio, dove le decorazioni aumentano il valore di uno. Invece, se questi edifici no, fossero stati qui sul Lucca, avresti preso punti vittoria. In questa versione avanzata, c'è anche la possibilità di ottenere punti vittoria in base alle nostre statue. Se abbiamo statue nelle due città indicate qui sopra, otteniamo punti e soldi per quelle statue, per quelle città. Oppure semplicemente possiamo ottenere punti vittoria o monete per gli edifici gialli o arancioni, chiamiamoli così, oppure per gli edifici verdi. Essenzialmente cambia lo sfondo. Ultimo posto sono questi e come puoi vedere sono esclusivi. Una volta che l'ha fatto un giocatore gli altri si attaccano, ok? Quindi tu piazzi qui la tua colonnina e dici ok, attivo tutti gli edifici che ci sono in quella città. Ora c'è anche da dire che in qualsiasi momento nel tuo turno, e non è un'azione, Puoi spendere 10 monete per ottenere una statua oppure una decorazione. È il turno del giocatore viola che attualmente ha questi mattoncini e queste monete, che sono fantastiche 8. Ha un sacco di edifici che gli danno soldi, ma niente che gli dà punti vittoria ed è il caso di incominciare a pensarci. Ma per farlo ha bisogno di mattoncini e per comprare mattoncini c'è bisogno di soldi. E per ottenere soldi quale modo migliore se non attivare tutte le porte che ha? Deve decidere di prendere una di queste colonnine. E quindi ottenere il bonus, che possono essere punti vittoria, monete, oppure una decorazione, oppure una statua. Non sarebbe male prendere le statue, visto che comunque il giocatore eh, blu ne ha già due nel suo magazzino e potrebbe eh, avere maggioranze, perché poi a fine partita si ottengono maggioranze per le statue in ogni città. Ma probabilmente vuole soldi. Sì, quindi si prende questo e prende 5 monete, ora lui prende anche questo segnalino perché questo indica che lui attualmente ha attivato una fase di riscossione, se il giocatore blu in questo caso nel suo turno non prende quella colonnina e attiva una sua fase di riscossione perderà quelle 5 monete. Innanzitutto diamo le 5 monete al giocatore viola se non ce lo scordiamo e quindi questa la andiamo a mettere ovviamente qui. Per attivare. non è vero, mentivo spudoratamente. qui per attivare tutte le porte. Ora di porte in gioco ce ne sono solo altre due, quindi comunque questa azione è abbastanza massimizzata. Andiamo a vedere il totale di monete che ottiene. Allora, qui c'è una decorazione, quindi questo è un 6, questo è un 3, questo è un 2, questo rimane un 4. Quindi sono 4 per 3, 12 monete. Queste sono 10 5 per, anzi no, 6 per 2, 12, pardon. 3 per 2, 6. 2 per 2, 4 un totale di 34 monete ora tocca al giocatore Blurro e lui deve decidere se attivare una fase di conteggio altrimenti si perde quel bonus di 5 monete lui i suoi palazzi già li ha attivati dovesse attivare le ville eh, che sono però solo due otterrebbe sì un po' di monete adesso è accorto forse glielo facciamo fare probabilmente glielo facciamo fare perché perdere quelle 5 monete mi pare proprio un peccato ma sì dai quindi innanzitutto prende 5 monete dopodiché gli facciamo attivare le ville questa villa che vale 4 per 2 sono 8 monete. Questa qui vale 3 per 1, 3. 3 monete, quindi sono 11 monete. Quindi ora tocca di nuovo al giocatore viola. Ora il giocatore viola che ha un bel po' di soldi vuole acquistare un po' di mattoncini e prima di tutto decide di girare la ruota, così costeranno un pochino di meno. Ora abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dobbiamo aggiungere 3 mattoncini in questa porzione. 1, 2, 3 che però vanno sdraiati. Benissimo. E ora lui può acquistare da una di queste sezioni. Ovviamente vorrà acquistare da questa. Allora, questo tra l'altro gli dà anche una porta. Se la svuota questa sezione non è affatto male. Quindi sì, allora, questo è gratuito perché non è mostrato qui. Questo costa una moneta. Poi abbiamo questo da tre e sono quattro, 8, 12 monete. Ora ha svuotato questa sezione. Potrebbe prendere una statua rossa oppure una porta. Hmm. Ha senso prendere una porta, ora che ci penso? Sì, ha senso prendere una porta. Anche se lui praticamente ha ottenuto tutto quello che poteva ottenere dalle sue porte. Perché a fine partita, le decorazioni uguali che abbiamo ci danno un sacco di punti. E attualmente lui ha quattro decorazioni uguali e sono già 20 punti. Sta stravincendo, wow. Tocca al giocatore Blurro. Decide anche lui di comprare e... Gira la ruota, gira la 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 e mettiamo 5 mattoncini ora lui vuole comprare da qui questo è gratis questi costano 2, non fanno schifo questo costa 4 quindi siamo a un totale di 6 e decide che basta così è il turno del giocatore viola e decide anche lui di acquistare ora, giriamo Yao e aggiungiamo i mattoncini 8, 9, 10 11 acquisterà indubbiamente da qui pagando solo 3 e decide di prendersi la statua e la statua la mette qui su questa tessera statua gialla città gialla c'è la tessera può farlo altrimenti andava in magazzino il giocatore blurro decide di comprare un edificio speciale questi qui da 8 lo vuole costruire a lucca che è una città rossa quindi deve spendere mattoncini rossi gialli o bianchi eccoli qua che tornano nel sacchetto Ora, quando costruisce un edificio speciale, può anche costruirlo su uno stesso edificio dello stesso tipo pagando solo la differenza. E inoltre adesso si deve prendere una di queste tessere speciali. Ovviamente decide di scegliersi questa. Questo palazzo lo mettiamo quindi qui a Lucca e copriamo questa. E adesso Lucca ha un rientro migliore in punti vittoria. È il turno del giocatore viola che, visto che ha soldi, decide di comprare. Quindi giriamo la ruota, riempiamo. Quanti ce ne sono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ce ne va solo uno. Intanto nell'appartamento a fianco stanno probabilmente sfasciando dei muri. E adesso vado io a sfasciargli la faccia. E decide, decide. Intanto questo è diventato gratis. Di comprare tutti i mattoncini che ci sono qui. Quindi sono. 4, 5, 8, 11, 13 monete. Perfetto, e si prende anche la coppettina, che è utile perché la mette su questa cattedrale. Così vale 3. Non ci dimentichiamo che adesso il giocatore Blurro può mettere la sua statua rossa qua. Anche il giocatore blu compra, quindi gira la ruota. Questi sono diventati gratis, ne approfitta ovviamente perché questi sono tutti gratis, deve pagare solo 3. Ecco qua. Si prende mm, una statua oppure uno stemma? Allora, una statua se la può prendere perché ha uno spazio per tenerla. Prendere uno stemma significa averne due e quindi sono 6 punti a fine partita. Avere la maggioranza di statue nella città blu, statua blu, sono 8 punti. Sì, diciamo che si prende una statua quando ho girato mi sono scordato di aggiungere i mattoncini qui, c'erano 4 qui, quindi 5 e 6. Ne dobbiamo aggiungere 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Il giocatore viola decide di costruire questa biblioteca e decide di costruirla a Livorno, che è la città che costa di più perché vuole solo mattoncini bianchi. Ne deve dare via quindi 5, ma ce li ha se li ha raccolti in tutti questi round e gliela andiamo subito a mettere. Ecco qua, e questa quando si attiva, insomma, sono ben 15 punti. Se non ci mette sopra anche la decorazione, eh. Tocca al giocatore Blurro, che decide di acquistarsi questa villa da 5. Ui! La vuole mettere qui a massa. E quindi pagherà. 1, 2, 3, 4 e 2 viola, che diventano 2 blu. E il gioco continua così. Fino a che non si verificano le condizioni di fine partita, ovvero almeno un giocatore ha utilizzato tutte le sue colonnine e la pila di pesca degli edifici è vuota. A quel punto avviene il conteggio dei punti vittori a fine partita, dove nella partita standard si ottengono punti solo per le monete rimaste, un punto ogni 5 monete. Nella versione avanzata i punteggi sono un pochino diversi. Allora, innanzitutto si convertono le monete. Sempre 5 a 1 come abbiamo visto poco fa, ma se tu hai messo una colonnina in uno di questi due spazi puoi convertire 3 a 1 o 2 a 1, il che non è affatto male. Dopodiché si ottengono punti vittoria per tutte le decorazioni uguali e si possono fare anche differenti set. Per esempio il giocatore viola attualmente ha 4 porte decorate, cioè 4 di queste decorazioni, e quindi sono 20 punti, non è affatto poco. Quindi si ottengono punti vittoria per le maggioranze delle statue nelle città. Quindi si vanno a vedere le città, ok. Allerici chi ha la maggioranza di statue? In questo caso il giocatore viola ottiene 7 punti, il secondo otterrebbe 3, il terzo 1 e così via, ok? Uh, nella città di Pisa, la maggioranza è sempre del giocatore viola, 11 punti. Uh, il giocatore blu invece uh, ha Lucca come maggioranza e massa ottenendo 18 punti. E chi ha più punti è il vincitore. In caso di pareggio, chi ha più blocchi avanzati. E in caso di ulteriore pareggio, si condivide la vittoria. Oppure vi potete tirare mattonate in testa e vedere chi sopravvive. Ed eccoci qua. Come puoi vedere, è un gioco molto semplice, molto diretto. I turni corrono proprio così. E. È... È un, è un gioco comunque che mi diverte perché alle volte ci vuole il giochino semplice, eh, alle volte ci vuole. Questo è tutto, io ti ringrazio per aver guardato quest'altra puntata, se hai dubbi o domande di qualsiasi tipo mettili nei commenti e risponderò appena possibile. Se ti piacciono i video che faccio, considera l'idea di iscriverti al canale, cliccare sulla campanellina, lasciare un bel commento e un like, così aiuti il canale a crescere. Io sono Flavio, il Meeple con la camicia e ci vediamo alla prossima.